in Europa di Umberto Broccoli e Tiziana Di Simone. Con il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi, che ha costruito tutta la sua carriera a Bruxelles presso la Commissione europea, abbiamo cercato di capire quali siano i punti di forza e quelli di debolezza dell'Europa di oggi, così come Achille fu eroe forte, colpito proprio nel suo punto debole. Ascoltiamo il ministro Moavero Milanesi, che è partito proprio dal mito della nascita di Achille. Ricordiamoci che all'origine del mito di Achille, anzi della sua stessa nascita, vi è una profezia che aveva detto che Achille sarebbe stato più forte del padre. Ora l'Europa unita è senz'altro un soggetto più forte dei suoi singoli stati, e questo è l'elemento che noi non dobbiamo mai dimenticare, perché nel mondo globalizzato l'Europa solo unita può rappresentare realmente un interlocutore forte sulla scena mondiale, economicamente e anche politicamente. E le debolezze dell'Europa? Che in contrasto con la figura del pie veloce Achille, l'Europa in realtà ha un piede abbastanza lento. Elemento di debolezza dell'Europa è che indubbiamente i suoi processi decisionali non sono sempre così veloci come le circostanze richiederebbero, come i cittadini si aspettano. L'assetto istituzionale dell'Europa è particolare, pensiamo alla Banca Centrale Europea, che non ha quella stessa pienezza di potere delle banche centrali, pensiamo al Parlamento europeo, che è eletto a suffragio universale ma che non ha un potere di iniziativa legislativa, essendo questa concentrata nella Commissione. Quindi c'è un assetto istituzionale dell'Unione europea che oggi, di fronte alle nuove sfide non solo della crisi ma del mondo globalizzato e del futuro, nonché di fronte a un'opinione pubblica di cittadini europei sempre più attenti, necessita un notevole ammodernamento e un notevole miglioramento. Così Moavero, accidenti, vedi come viene bene partire da un mito per allargarsi, no, dalla storia, dalla mitologia all'attualità. Abbiamo ascoltato appunto Moavero, ci diceva come Achille, secondo la profezia, sarebbe stato più forte del padre, così l'Europa unita è un interlocutore forte nel mondo globale, e anche appunto Achille più veloce, invece l'Europa ha processi decisionali lenti. Ma continuiamo a raccogliere l'opinione anche di Moavero Milanesi, come abbiamo fatto in questi ultimi tempi con i nostri ospiti, sul progetto di un libro di storia unico per gli studenti delle scuole secondarie dei 27 paesi dell'Unione Europea, e appunto sentiamo come la valuta Moavero Milanesi. Si tratta di una proposta senza dubbio interessante, di non facile realizzazione, perché la storia è naturalmente letta in ogni nazione con il prisma della propria storia e della propria identità nazionale. Io credo che forse prima ancora che immaginare un libro di storia unificato per l'Europa, varrebbe la pena di curare da una parte nei libri di storia in uso nelle scuole superiori, nei vari paesi europei, che sia sempre più obiettivamente illustrata anche la ragione della controparte storica del momento, di quello che magari in una vicenda bellica è il nemico o di quello che in una vertenza commerciale o diplomatica è considerato il concorrente o l'avversario. E in secondo luogo io credo che sarebbe indispensabile introdurre nelle scuole, forse anche nelle scuole medie inferiori oltre che nelle superiori, una componente di educazione civica europea che guardi ai valori fondanti dell'Unione Europea, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che guardi a quelle grandi acquisizioni e quei grandi miglioramenti che la storia del processo di integrazione europea ha consentito a noi tutti cittadini europei di fruire.
Ministro, lei al liceo parteggiava per Ettore o per Achille? Ma devo dire, tenuto conto della natura semidivina di Achille che gli dava un vantaggio notevole, io obiettivamente rimasi molto scosso dalla vicenda di Ettore, che secondo me rappresenta uno degli eroi positivi dell'Iliade.